con l'avvio della demolizione, con la ruspa azionata per l'occasione dal presidente della regione toscana Eugenio Giani, entrano nel vivo gli interventi per la realizzazione a Barga, all'interno dell'ospedale San Francesco, di un nuovo ospedale di cure intermedie da 20 posti letto. Un intervento da 5 milioni di euro che prevede la totale demolizione dell'ex palazzina B e la sua ricostruzione. I lavori a grezzo del nuovo stabile saranno terminati entro la fine del 2025. Ad eseguire adesso la demolizione l'azienda Lunardi in Movimento Terra. A Barga, per l'avvio dei lavori, Giani era accompagnato tra gli altri dalla direttrice dell'ASL Toscana Nord-Ovest Letizia Casani e dalla sindaca di Barga Caterina Campani. Un intervento che è una risposta concreta alla crescente domanda di posti letto per l'assistenza di pazienti che hanno ancora necessità di assistenza infermieristica H24 dopo l'ospedale. Sono 20 posti letto di lunga degenza, questo è l'ospedale di comunità in più. Quando tante volte vediamo la persona anziana soprattutto portata in ospedale e dopo l'intervento chirurgico o l'intervento oncologico si rimanda a casa e i familiari dicono ma come ancora c'è bisogno di protezione e cure? Ecco, abbiamo 20 posti letto, personale, attrezzature, manutenzione di 1,2 milioni ogni anno, ma io nella sanità ci credo. E ci credo che le zone della Toscana diffusa e quindi la Valle del Serchio, Barga, debbano avere le opportunità perché la gente si senta supportata dai servizi. La direttrice Casani ha invece evidenziato lo sforzo che ogni anno supporterà il sistema regionale per i costi di gestione della struttura, che avrà bisogno anche di nuove assunzioni. Ci saranno tutte le assunzioni necessarie per far funzionare questo modulo di 20 posti letto, quindi infermieri, poi ci sarà la figura del riabilitatore, medici, bisogna scegliere il modello che potrà essere o con medici H24 o col medico di medicina generale, però OS, tutto quello che serve per far funzionare una struttura di questo tipo.